Nicola, la Monica in questi giorni è ritornata alla ribalta la questione delle antenne di telefonia mobile presenti a Pansa, una questione che si trascina da anni, ma che sino ad oggi purtroppo non ha trovato una risposta positiva rispetto alle richieste che vengono dal basso, innanzitutto dalla cittadinanza, dai residenti. Diciamo che la questione è stata già trattata ampiamente, pure onorevolmente e con impegno da parte del consigliere comunale Domenico Savio negli anni passati, allora quando nel 2018, 17, 18 era consigliere comunale di Forio. Quindi diciamo che c'è un ritardo amministrativo di allora, ma anche oggi, c'è un ritardo amministrativo rispetto a un patto serio, cioè come minimizzare, diciamo, il danno che viene alle persone da parte delle onde elettromagnetiche. Ecco il danno. Minimizzare il danno. Minimizzare il danno non significa eliminarlo. Noi siamo sottoposti alle onde elettromagnetiche. Però una cosa è che l'onda elettromagnetica la trovi incidente sulla tua persona, sulla persona fisica, la trovi incidente a 10 metri, una cosa che ti arriva a distanza di tempo, di spazio. Ecco, allora noi ci troviamo con due antenne, fatte una nel 2016, mi pare, l'altra nel 2017, due antenne che sono puntate sulla casa del professore Migliaccio. Il professore Migliaccio non c'è più, è morto, purtroppo è morto qualche mese fa, Mimmo Migliaccio è morto qualche mese fa e oggi lascia, in quella casa lascia la moglie, che è la signora Pollio, e un figlio di 5 anni. Ecco, allora di fronte a un ragazzino di 5 anni abbiamo delle perplessità rispetto a quello che è l'inadempienza del sindaco, dell'amministrazione comunale di Forio o no? Questo è il punto. Allora su questo ho scritto una lettera, diciamo, molto garbata al sindaco di Forio, dicendo: guarda, c'è la necessità di spegnere e di delocalizzare quelle antenne, spegnere e delocalizzare. Per fare questo hai tutto il potere in mano, compreso quello dell'aiuto prefettizio che ti può venire, ma anche hai la possibilità di dire al Consiglio Comunale: trattiamo finalmente il piano delle antenne del Comune di Forio, che poi è un piano che dovrebbe essere incluso all'interno del PUC. Il PUC è ancora il PUC sarebbe il piano urbanistico comunale ancora in itinere, e quindi questo PUC deve diciamo, accogliere nel suo seno anche il piano delle antenne. Lo farà? Non lo so. Nell'ultimo consiglio comunale, nella proposta che viene dai consiglieri di opposizione, nell'ultimo consiglio comunale, pare che neanche l'opposizione abbia ancora capito qual è la gravità della mancanza del piano delle antenne sul territorio di Forio.